giovani che in maniera assolutamente imprevista hanno riconquistato la scena. E anche in Italia sono accadute delle cose molto grosse, il 30 novembre e poi il 14 dicembre, una grande giornata di mobilitazione, una giornata anche di sommossa, di tumulto, una giornata che ha cominciato a porre in termini radicali e forti la questione appunto di mandare a casa il governo Berlusconi. Non dimentichiamocelo questo, perché con troppa facilità ogni volta ci ricordiamo che è insufficiente mandare a casa il governo Berlusconi, visto che nonostante tutto quello che accade questo governo non cade. Io penso che questo tema invece è rilevante e importante, all'interno di questa assemblea vada discusso fino in fondo. Dobbiamo mandare a casa questo governo, non è un problema da poco. Ebbene sì, quella giornata una grande sommossa, perché? Perché il governo è rimasto in piedi per l'acquisto di voti, è diventato quello che qualcuno chiama il governo sui voti. Poi il percorso è andato avanti, le cose sono andate avanti, ci si è ritrovati appunto a Cassino o piuttosto a Torino, ancora a fianco della Fiomma, c'è stato Mirafiori anche in quel caso. Pomigliano era soltanto un caso speciale, ma adesso Mirafiori, insomma, si è cominciato a capire che quello che la Fiomme diceva già da luglio, o meglio da luglio 2010, si stanno ridefinendo le relazioni industriali in questo paese, si sta trasformando il mercato del lavoro, si sta distruggendo il diritto del lavoro. Beh, abbiamo scoperto tutti quanti insieme che questa cosa era vera. Vado rapidissimamente perché devo spiegare per quale motivo qui oggi non c'è un IVI contro la crisi, ma c'è una cosa nuova. C'è stato un passaggio enorme in primavera, questo passaggio è stato segnato e scandito da due momenti estremamente significativi: il voto delle amministrative e quindi una svolta enorme, pensiamo a Milano e a Napoli, e poi il referendum, un successo straordinario, 27 milioni di italiani che votano contro i processi di privatizzazione. Non è un caso che Moody's, una delle agenzie di rating, proprio dopo il voto del referendum ha scritto un commento, un report, un giudizio sull'Italia molto problematico, in area di declassamento, perché c'era stato il referendum, perché si era impedito un processo di privatizzazione decisivo. Quando oggi si parla di riforme strutturali si parla di questo, perché se no non ci intendiamo. Riforme strutturali e dunque liberalizzazioni e privatizzazioni, riforme strutturali e dunque distruzione del welfare state. Questo dobbiamo dircelo, perché se no poi pensiamo che se l'agenzia di rating Standard & Poor declassa Berlusconi perché la manovra fa poche privatizzazioni sia una nostra alleata. Non è così. L'agenzia di rating mette in crisi il governo assieme ai mercati finanziari, ma è la nostra nemica, non è una nostra alleata. È sempre giusto tra di noi dircelo. E quindi a Genova, a 10 anni da Genova, ci siamo ritrovati a fare una discussione a partire da queste novità, dal vento che stava cambiando, e ci siamo posti dei problemi molto precisi che io credo oggi vadano riattualizzati con forza all'interno di questa discussione, e prego tutti gli interventi che mi seguiranno di insistere su questo tema. Ci siamo interrogati sul tema dell'alternativa, abbiamo cominciato a pronunciare questa parola a Genova, l'abbiamo coniugata con il tema dell'indignazione nella promozione di questa assemblea e in questo momento di discussione, anche in vista della grande manifestazione internazionale del 15 di ottobre, perché nella giornata di oggi parleremo anche di questo, che cosa significa costruire una grande manifestazione del 15 ottobre e far partire da lì una mobilitazione permanente contro l'austerity e chiaramente in Italia anche contro questo governo che, come dicevo prima, non cade. Abbiamo cominciato a discutere di alternativa assumendo che quando si parla di questo tema con troppa facilità si procede per semplificazioni, e ci sono due semplificazioni che non ci convincono e che ci spingono ad avviare una discussione ampia, articolata tra di noi. La prima semplificazione è che dentro la crisi banalmente il capitalismo ha i minuti contati e dunque non sappia in nessun modo gestire la crisi. Guardate bene, non è che questo non sia un problema aperto, non so se qualcuno ieri ha letto i giornali. Il problema che si stanno ponendo la Fed e la BCE è che nonostante loro intervengono iniettando liquidità nei mercati non riescono più a sbloccarla la crisi,
Quindi siamo effettivamente in una fase in cui, diciamo così, il piano di risoluzione della crisi non esiste, ma non stiamo in una fase in cui da un minuto all'altro tutto è finito, è tutto molto aperto, questo sì. Quindi noi ci siamo detti, è possibile pensare all'alternativa dentro una semplificazione insurrezionalista, come molti dicono, a partire dai fatti, dai fenomeni di Londra e così via? Probabilmente la dinamica è molto più complessa, è più articolata, è fatta di tante cose in più. Viviamo in società complesse, articolate, e le semplificazioni non ci aiutano. Altrettanto non ci aiuta la semplificazione che tenta di spostare tutto il problema sul piano del governo e della rappresentanza. Io penso che invece noi dobbiamo interrogarci quest'oggi su che cosa significa costruire l'alternativa, mettendo da parte entrambe queste semplificazioni e costruendo invece un discorso che riesca a tenere in conto della complessità, riesca ad articolare questa complessità, riesca a tenere assieme, perché questa è la sfida, a tenere assieme, non a dividere e a lacerare, il 14 dicembre con il voto del referendum, che riesca a tenere assieme pratiche di conflitto anche radicali con la capacità istituzionale dei movimenti, con la capacità dei movimenti di cambiare anche la politica. Noi dobbiamo interrogarci su questi temi oggi e dobbiamo farlo appunto riconquistando un concetto forte di alternativa, un concetto appunto capace di dire che oggi conflitto e democrazia devono andare assieme, perché proprio nel momento in cui la democrazia entra in crisi, viene messa in crisi dalla dittatura finanziaria, che la democrazia può ripresentarsi solo così come si è ripresentata al Cinema Palazzo, così come ci è stata raccontata dal video. La democrazia si ripresenta come conflitto, come rottura anche della legalità quando è necessario, per costruire una nuova legalità, per costruire un nuovo progetto di società, per costruire un nuovo modello di sviluppo. E allora questo significa che i movimenti, e oggi dovremo costruire questa nuova unità dei movimenti, un'unità per l'alternativa appunto, i movimenti devono avere una grande capacità costituente. Dobbiamo giocarcela fino in fondo questa maturità che abbiamo conquistato negli anni. Dobbiamo uscire fuori da uno stato di minoranza, di minorità. Non siamo, non possiamo essere condannati al fatto che noi facciamo un po' di rumore e poi qualcun altro raccoglie il rumore che abbiamo fatto per andare al governo o per fare altre cose. Noi dobbiamo costruire un rapporto vero, dinamico, contraddittorio, non lineare, tra questa capacità di conflitto dei movimenti e la capacità dei movimenti di costruire un'alternativa politica e sociale, di mandare a casa questo governo, di mettere sotto scacco il processo determinato dalla governance finanziaria e pensare a un'alternativa complessiva. Va da sé, chiudo, che la data del 15 ottobre da questo punto di vista è decisiva, perché noi possiamo pensare propriamente l'alternativa politica e sociale se diciamo in maniera chiara che non è possibile costituzionalizzare il pareggio di bilancio, se diciamo in maniera chiara che i debiti così come sono definiti noi non vogliamo pagarli e se diciamo in maniera chiara che noi non vogliamo che le politiche economiche siano definite dalla BCE. La BCE non l'ha eletta nessuno, questo significa discutere di democrazia e non sarà la BCE a decidere sulle nostre vite. Per questo credo che oggi dobbiamo rimetterci assieme in un campo più ampio di limiti contro la crisi, fatto anche di tanti soggetti che i limiti contro la crisi non l'hanno fatto con noi lo scorso anno, in un campo più ampio che ha il coraggio di dire, dentro la nuova epoca che stiamo vivendo, nella svolta d'epoca che farà sì che tra 10 anni il mondo non sarà più lo stesso, in questa svolta d'epoca noi dobbiamo avere un coraggio, il coraggio perlomeno di provarci a cambiare. Magari non ce la facciamo, ma non possiamo dirci che non ci abbiamo provato. Grazie.